Buongiorno a tutte e tutte. Innanzitutto grazie Clara per questa presentazione, ma volevo assolutamente precisare che io non potrei assolutamente andare avanti nell'impegno politico se non avessi la forza e il sostegno dei 63 centri antiviolenza e di tutte le donne che quotidianamente lavorano e si impegnano di fronte a delle difficoltà incredibili. Riusciamo comunque sempre, insomma, ad andare avanti, insomma, siamo un po' abituate a fare questo. E come vi diceva Clara, l'associazione nasce nel 2008, ma nasce e ha segnato un traguardo importante per il movimento delle donne in Italia. Erano già oltre 20 anni che esisteva una rete informale e così poi abbiamo deciso, diciamo, di formalizzarla in associazione. Volevo quindi ringraziare per l'ospitalità di stamattina la cooperativa Eva con Lella, Clara Pappalardo con il centro e chiaramente il Comune di Napoli per l'ospitalità in questo bellissimo palazzo. La mattinata è cominciata davvero con tante emozioni. Il video che abbiamo visto, la lettera che è stato letto anche da Simona, veramente tanti spunti, tanti elementi e tante riflessioni che noi dobbiamo continuare a fare. E proprio partendo dalla lettera di Simona vorrei cominciare con alcune affermazioni che non sono mie, ma che sono contenute nel report della visita in Italia della Special Rapporteur delle Nazioni Unite Rashida Manjoo. Nel gennaio 2012 noi abbiamo avuto da parte delle Nazioni Unite la visita appunto della Special Rapporteur dalla Commissione SIDAO, che è una commissione ONU per l'eliminazione delle discriminazioni, di tutte le discriminazioni contro le donne. Un trattato molto ampio, molto importante e volevo proprio riportarvi alcuni passaggi. Innanzitutto la Special Rapporteur dice che la violenza contro le donne in Italia rimane un problema significativo. Il quadro che disegna è abbastanza desolante. In un contesto sociale patriarcale, dove la violenza domestica non viene sempre percepita come un crimine, persiste la percezione che le risposte dello Stato non siano appropriate e sufficienti. Come notato dal Comitato SIDAO, in Italia persistono attitudini socioculturali che condonano la violenza domestica. L'alto numero di donne uccise dai propri partner o ex partner può indicare il fallimento delle autorità dello Stato nel proteggere adeguatamente le donne vittime dai propri partner o ex partner. Affrontarlo è un obbligo internazionale, con leggi e azioni reali. E quindi Rashida Manjoo chiede all'Italia di impegnarsi a eliminare gli atteggiamenti stereotipati circa i ruoli e le responsabilità delle donne, degli uomini nella famiglia, nella società e nell'ambiente di lavoro. Da questo piccolo quadro, il rapporto è molto lungo, ho estrapolato un po' quelli che sono i passi significativi, vediamo che in effetti il quadro che disegna è abbastanza preoccupante e desolante. A questo si aggiunge anche che oggi la lotta alla violenza contro le donne è segnata dalla crisi economica e quindi i principali effetti della crisi si riversano sulle donne e sui servizi. E sono tante le misure intraprese per ridurre i deficit, quindi si può dire che i tagli di bilancio hanno una forte valenza di genere. C'è la preoccupazione che la riduzione appunto di questi servizi porti anche ad un aumento della quantità di violenza contro le donne e anche su questo Rashida Manjoo è stata molto precisa perché ha detto che la situazione economica e politica in Italia non giustifica la mancanza di attenzione e la diminuzione delle risorse per combattere la violenza contro le donne, particolarmente oggi in un contesto in cui il numero di violenze fondate sul genere sta aumentando. È un report questo del 2012. Quindi è questo il quadro nel quale noi ci muoviamo a livello nazionale, ma naturalmente anche a livello locale. E ritornando invece un po' a quella che è la nostra dimensione nazionale, anche qui i dati che io vi posso riportare in questo momento sono dei dati raccolti dall'Associazione Nazionale Dire, quindi sono dei dati assolutamente parziali, perché chiaramente
Il fenomeno è assolutamente molto più ampio, molto più vasto, sommerso ancora, e sul quale non esistono dei dati precisi. L'ultima ricerca dell'Istat è del 2006, sono 7 milioni complessivamente le donne che hanno subito violenza fisica o sessuale in Italia, è una ricerca che tra poco dovrà essere anche rinnovata, avendo l'Istat ricevuto un nuovo incarico. Ma di fronte a questi numeri così grandi, soltanto il 5% delle donne presenta denuncia. E quindi vedete come è assolutamente, c'è questo assoluto divario tra il numero delle violenze e le denunce, o quantomeno l'emersione forte del problema. E allora a questo punto io vorrei fare due riflessioni. Il ruolo dei centri antiviolenza in tutto questo. Come vi diceva pure Lella prima, i centri antiviolenza sono dei luoghi assolutamente specialistici nell'accoglienza e nell'ospitalità delle donne, ma non sono soltanto servizi, hanno un ruolo principale emersione, di far emergere la violenza contro le donne nella società italiana. Ogni anno noi ascoltiamo migliaia di donne e diamo risposta a molti dei loro bisogni. Nel 2012 sono state quasi 14.000 le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza, e nella maggior parte dei casi si tratta di donne italiane. E sottolineo sempre questo dato anche per sfatare uno stereotipo che purtroppo ancora ci accompagna, come se la violenza contro le donne ci venisse da altri, come se non ci appartenesse come fenomeno. E invece la stragrande maggioranza dei casi si tratta appunto di donne italiane che subiscono violenza da uomini italiani. In Italia però non tutti i centri possono offrire ospitalità. Complessivamente su 127 centri esistenti soltanto 61 hanno una casa rifugio, per una capacità complessiva di circa 500 posti letto. Quindi capite un po', sto un po' mettendo a raffronto questi numeri per capire, per spiegare insomma quanto grande è questo fenomeno e quanto invece è parziale la risposta anche delle istituzioni. E il Consiglio d'Europa raccomanda un centro antiviolenza ogni 10.000 persone, un centro d'emergenza ogni 50.000 abitanti, quindi dovremmo avere 5.700 posti letto. Ce ne sono 500 soltanto, quindi immaginate un po' voi. E allora siamo non solo lontani dagli standard europei richiesti, ma tante donne che si rivolgono poi ai centri restano senza risposta, e le donne continuano ad essere a rischio di vita. Sono 127 le donne che sono state uccise nel 2012. E anche su questo, come diceva anche Clara prima, dei passi avanti si sta facendo, si sta parlando di femicidio. Cominciamo anche a cambiare un linguaggio, perché l'uccisione della donna solo perché donna non è frutto di un raptus, non è il frutto di un'azione improvvisa, ma è il risultato, ed è purtroppo la punta estrema di tanti anni di violenze che le donne subiscono. E allora, molte volte queste donne, e quindi diciamo sono un po' tutte morti annunciate, e nello stesso tempo molte di loro vivono in completa solitudine. Quindi cosa fare per aiutare le donne a uscire da questo mondo di solitudine? Vi dicevo prima i centri antiviolenza. I centri antiviolenza che sono luoghi quindi di progettualità, di protagonismo femminile, dei laboratori sociali dove si produce sapere ed esperienza, soltanto in questo modo è possibile poi raggiungere e avere un cambiamento culturale, perché la violenza contro le donne, come è stato già detto, ha una unica profonda radice culturale. Nello stesso tempo però dobbiamo anche vedere un po' come praticamente sostenere, diciamo, le donne vittime di violenza e soprattutto i centri antiviolenza in questo senso. È inutile dire che l'aspetto principale è quello di un forte sostegno economico. Il sostegno economico che è demandato naturalmente per il nostro ordinamento alle regioni, quindi agli enti locali. Ed è necessario che ci sia una consapevolezza del problema per poter poi affrontarlo e fare anche delle politiche efficaci di contrasto.
Ma è importante anche sostenerlo, per esempio, con la costruzione e un lavoro di rete che parte proprio anche dal lavoro dei centri antiviolenza, che hanno ottenuto degli risultati importantissimi negli ultimi anni. Il Parlamento europeo, con una risoluzione del 2006, chiede agli Stati di stabilire progetti di partenariato tra le autorità di polizia, le associazioni, i centri di accoglienza e tutte le altre autorità competenti, quindi di intensificare la cooperazione. E nonostante però le raccomandazioni europee ed internazionali, per quanto riguarda il maltrattamento intrafamiliare, non esiste oggi una legge nazionale e molto è demandato alla sensibilità degli enti locali, per cui noi abbiamo non soltanto la presenza di centri in alcune regioni e meno in altre, ma sono poche le realtà locali che per esempio hanno dei protocolli operativi, effettivamente operativi, con i centri antiviolenza. E allora è importante quindi non soltanto il lavoro dei centri quindi il lavoro culturale dei centri, ma anche l'integrazione con degli interventi, perché il ruolo fondamentale è quello della prevenzione. Noi non possiamo pensare, come è accaduto di recente nella nostra politica legislativa, di poter risolvere il problema con delle politiche repressive o delle leggi che vengono ad hoc fatte di fronte a o a seguito di casi eclatanti, che sono assolutamente gravi. Però non è quello il fenomeno, non è quello il problema, perché la violenza contro le donne non viene da estranei, viene anche da estranei, ma il grande numero è quello familiare. Quindi è necessario che ci sia un intervento integrato e soprattutto di sistema. E soprattutto che non sia dettato dall'emergenza, come è stato finora, vi dicevo, per esempio, vi porto l'esempio dei pacchetti sicurezza che nel tempo si sono susseguiti. E la violenza contro le donne non è un problema di sicurezza, non è un problema di emergenza, è purtroppo un fenomeno strutturale che va affrontato con delle politiche strutturate e di sistema, come vi dicevo prima. Quindi l'importante raccordo con gli enti locali deve avvenire non soltanto appunto come accoglienza, ma come sensibilizzazione, prevenzione, formazione nelle scuole. E l'esempio anche della oggi la presenza di tante giovani ragazze, e ritorno anche alla lettura molto importante della lettera di Simona, fa proprio capire come il passaggio fondamentale debba avvenire tra le giovani e i giovani, proprio per una educazione nella relazione tra i generi. Un altro aspetto che volevo sottolineare, sempre a livello regionale, manca quindi, vi dicevo prima, una legge nazionale. Questo chiaramente comporta che anche a livello regionale c'è una frammentazione pazzesca, nel senso che non tutte le regioni hanno varato delle leggi specifiche, alcune si sono limitate a varare leggi che promuovono l'istituzione di centri oppure ne finanziano alcune attività. Altre invece hanno inserito la violenza di genere all'interno di una legge regionale attinenti ad altri temi. Quindi vediamo che sempre su questo tema della violenza c'è una frammentarietà pazzesca. E allora dobbiamo a questo punto chiarire bene a livello nazionale, ma anche a livello locale, cosa sono i centri antiviolenza, chi sono le operatrici specializzate, qual è il ruolo e le caratteristiche di un centro antiviolenza. Significa quindi definire dei criteri e requisiti specifici in questo modo, non soltanto per una definizione fine a se stessa, ma di accesso ai contributi, perché è importante questo passaggio che ci viene già da una carenza a livello nazionale. Il Piano Nazionale Antiviolenza non definisce cos'è un centro antiviolenza, anzi fa di peggio, perché equipara i centri antiviolenza a qualsiasi tipo di accoglienza privata e assistenziale. Questo crea una grande confusione, ma non solo, non si dà una risposta specifica ai bisogni della donna, non si dà una specializzazione ad un centro che elabora cultura da tantissimi anni, e nello stesso tempo
c'è il problema dei finanziamenti, perché non vengono finanziati così soltanto i centri antiviolenza nella loro specificità, ma un po' tutti, non che non debbano esistere per carità, ma hanno altra funzione, sono altro rispetto a quello che ti dà un centro antiviolenza. E quindi sono tante, diciamo, gli aspetti che chiaramente affrontiamo quotidianamente, ma la cosa importante è proseguire in questa sensibilizzazione a livello nazionale e a livello locale, uscire dall'indifferenza, perché un altro aspetto che comunque noi conosciamo e vediamo quotidianamente a contatto con le donne vittime di violenza è appunto l'indifferenza, l'indifferenza delle persone, l'indifferenza istituzionale, l'indifferenza che crea quella solitudine dove poi per la donna a volte è difficile uscirne. Quindi diventa proprio un passaggio importante, è una grande battaglia di civiltà. Io mi fermerei a questo punto, non voglio prendere ulteriore tempo e grazie di avermi ascoltata.